Dottor Padanè dell'INGV, facciamo un po' il punto della situazione dopo quelli che sono stati i crolli di ieri e l'evento sismico. Sì, dopo l'evento di moderata energia che si è verificato ieri, è peculiare per la sua superficialità, quindi ampiamente avvertito il vulcano Lipari, che ha causato anche tutta una serie di dissesti a seguito di crolli di blocchi disarticolati di roccia con fenomeni di franosi. L'evento è stato seguito solamente da due piccole repliche, una alle 21 di ieri sera circa e una stamattina alle 5, rispettivamente di magnitudo 2.1 e 1.9. Questo evento è un po' particolare a seguito proprio della sua superficialità e del fatto che è stato localizzato a ridosso dell'isola di Vulcano, e quindi a parte questo è singolare anche per il fatto che sia stata una scossa singola, quindi non è da escludere che si possano verificare delle ulteriori repliche se dovesse essere rispettata quella che è la classica sequenza sismica, poi sempre di minore energia. Un altro aspetto importante è gli effetti e le relazioni che potrebbero aversi col sistema vulcanico di Vulcano, però noi stiamo incrementando l'attenzione su Vulcano stesso, in modo da valutare se ci sono variazioni dei parametri, però fino a questo momento particolari problemi non ce ne sono. Preoccupazioni per residenti e turisti, anche se non è facile prevedere ovviamente. È veramente difficile prevederlo, ripeto quello che ho detto prima, poi alla fine delle repliche si possono verificare. Per quanto riguarda l'escursione nelle aree vulcaniche, problemi non ce ne dovrebbero essere, a meno che noi non dovessimo registrare delle variazioni importanti che sarebbero subito segnalate alla Protezione Civile.